Fra poco si accenderanno i semafori, dunque allo spegnimento ci sarà il via del Gran Premio della Cina, quinta prova stagionale del campionato del mondo di Formula 1. Si accendono le luci, le sentite sottofondo, allo spegnimento il via, si spengono, partiti, subito un ottimo scatto da parte di Max Verstappen, scatto così invece di Sergio Perez, che deve difendere l'esterno dall'attacco di Fernando Alonso, che invece ha una grande staccata e cerca addirittura di andare a insidiare addirittura Max Verstappen, oltre che Sergio Perez. Si difende Verstappen, ma Alonso ha preso la posizione su Perez, dunque Verstappen, Alonso, Perez, attenzione, potrebbe avere una migliore accelerazione però Fernando Alonso rispetto a Max Verstappen. C'è anche Lando Norris molto aggressivo in quarta posizione, poi quinto Piastri, sesto c'è sempre George Russell, che sembra aver preso la posizione sulle due Ferrari addirittura, anche perché ha avuto uno scatto evidentemente migliore rispetto ai piloti Reda Rossa, e dunque in questo momento Leclerc è settimo, Sainz addirittura nono, superato anche da Nico Hülkenberg. Hülkenberg settimo, Hülkenberg ha passato anche Leclerc, le Ferrari sono scivolate molto indietro, e dire che si diceva le Ferrari dovevano partire bene per cercare di mettere pressione agli avversari che avevano davanti e cercare di aggrappare un posto sul podio, invece sono scivolati in ottava e nona posizione. Ma Leclerc prova a prendere la scia adesso di Nico Hülkenberg sul lunghissimo rettilineo, i due sono affiancati ruota a ruota, montano peraltro la stessa power unit Ferrari, prova l'attacco all'interno Leclerc a Hülkenberg e riesce a passarlo riprendendosi la settima posizione. Sainz che riesce invece in curva 1 ad attaccare Hülkenberg e riprendersi l'ottava posizione. Perez all'interno intanto di Fernando Alonso va ad attaccarlo e va a prendersi la seconda posizione. Vedremo se adesso Alonso risponderà, aggressiva alla chiusura ancorché corretta di Perez nel successivo richiamo verso destra, andandosi a conquistare dunque la seconda posizione rimettendo le due Red Bull davanti a tutti. Norris, Alonso, lungo rettilineo, DRS spalancato, sorpasso conquistato comunque in staccata perché i due erano affiancati. Norris è andato adesso in terza posizione, Norris ha passato Alonso che è proprio vicino Leclerc, sembra avere anche una buona accelerazione, fra poco spalancherà il DRS, DRS che è posizionato a 450 metri dopo l'uscita della curva, vedremo se riuscirà ad affiancare Russell e a provare a prendersi una sesta posizione in un sorpasso che sarebbe assolutamente cruciale. Si difende verso l'interno Russell, prova ad attaccare l'esterno Leclerc, i due sono affiancati, riesce a mantenere la posizione Russell, vedremo se in accelerazione potrà avere la meglio, no, tentativo frustrato perché Russell è riuscito a difendere molto bene anche l'uscita, ma adesso ci sarà una nuova possibilità sul rettilineo del traguardo perché ha ancora la possibilità di spalancare il DRS Leclerc, che può provare ad affiancare Russell in questa prima curva di difficile interpretazione, prova a prendere l'esterno ed è passato Leclerc, vediamo se riesce a tenerla però verso l'interno perché Russell ha la possibilità di avere una traiettoria migliore, no, Leclerc riesce a chiudere il sorpasso, Leclerc si prende la sesta posizione con merito su Russell, ne aveva di più di gomme ma anche questo è un sorpasso conquistato, un sorpasso guadagnato, possiamo dire sono questi i sorpassi che ci piacciono. Leclerc è molto vicino a Piastri, infatti va in scia, i due quasi si toccano con Leclerc che si butta dentro e riesce a sorpassare Oscar Piastri che gli aveva reso la vita molto difficile con uno scarto verso l'interno proprio mentre Leclerc stava uscendo, ma riesce Leclerc a prendersi la posizione, Leclerc sale in quinta posizione e adesso si avvicina a Fernando Alonso che è là davanti ed è già in crisi di gomme, un altro gran bel sorpasso di parte di Charles Leclerc. Si ferma ai box Fernando Alonso dalla terza posizione, Russell ha montato le medie mentre Alonso ha montato le hard. La variabile che non ti aspetti, pit stop di entrambe le Red Bull al giro numero 14, entrambe le Red Bull di Verstappen e Perez, tra l'altro si sono presi un grande rischio in casa Red Bull perché hanno fermato le due vetture nello stesso giro, c'era lo spazio per poterlo fare ma bisogna essere perfetti, tra l'altro chapeau, 2 secondi e 1 il pit stop di Verstappen, 2 secondi netti il pit stop di Sergio Perez, per entrambi gomme dure nuove. A Norris viene detto che a Leclerc è stato detto di cercare di andare quanto più lungo possibile, probabilmente la Ferrari cercherà di fare una sola sosta e allora va lungo anche Norris e decide di non fermarsi e va a continuare. Attenzione, c'è una Sauber che si ferma, una Sauber, quella di Valtteri Bottas, ferma nella via di fuga e questo potrebbe portare all'esposizione di una virtual safety car se non di una safety car. Fumo che esce dal posteriore della macchina della pilota finlandese ex Williams, ex Mercedes, bandiere gialle nel settore 3, qui potrebbe, ascoltiamo Bottas, engine is gone, questo diciamo ci fa capire che difficilmente ripartirà, motore fermo, motore andato, e qui potrebbe uscire una virtual safety car, potrebbe uscire una safety car che potrebbe anche andare ad avvantaggiare chi fino a questo momento non si è fermato, mentre intanto qua non si è ancora deciso se uscirà una safety car o una virtual safety car. C'è una gran lotta in pista tra Sainz e Stroll, con Sainz che ha cercato l'attacco alla pilota canadese dell'Aston Martin, lo aveva passato ma ha bloccato, è andato lungo, questo è tempo che non bisogna perdere, soprattutto diciamo bisogna cercare di preservare le gomme. Intanto la regia internazionale ci mostra
Bottas che sta rimettendo il volante sulla sua macchina, per carità il teleobiettivo schiaccia, ma la posizione è veramente orribile e trovo molto strano che ancora non si sia deciso. Ecco, in questo momento il race controller ci dice virtual safety car, e a questo punto sia Leclerc che Norris non hanno scelta, dovranno fermarsi ai box. Si è fermato Leclerc ed è rientrato immediatamente alle spalle di Fernando Alonso. Peccato, gli sarebbe servito veramente mezzo secondo per ripartire davanti ad Alonso. È chiaro che c'è un grosso vantaggio di gomme, ma il sorpasso bisogna farlo, il sorpasso bisogna costruirselo, e questo è stato veramente un grande peccato, perché se Leclerc si fosse trovato in pista con gomme nuove davanti ad Alonso sarebbe stata la sua assolutamente tutta un'altra gara. Norris che però si ferma ai box in questo momento, dunque la seconda posizione verrà ereditata da Sergio Perez, torneranno davanti le due Red Bull a parità di sosta. In terza posizione dunque dovrebbe scalare Fernando Alonso, al netto del fatto che Norris potrebbe comunque effettuare la sua sosta in tempo e rientrare. Allora bisogna capire adesso dove rientrerà in pista Norris. Pit stop pulito per il pilota della McLaren era fondamentale per loro non sbagliarlo, rientra in 2 secondi e 1, infatti pit stop perfetto, dovrebbe riuscire a mantenere, anzi manterrà sicuramente la posizione Norris sia nei confronti di Fernando Alonso che di Leclerc. Dinamiche del Gran Premio che cambiano nuovamente perché è entrata la safety car, dunque c'è voluto troppo tempo, non si è riusciti a rimuovere la Sauber di Valtteri Bottas, è entrata la safety car, dunque non più virtual safety car. Si fermano le due Red Bull a montare gomme nuove, la Red Bull si è fermata con Verstappen ed ha mantenuto la prima posizione, Perez invece è scivolato indietro alle spalle di Norris e Leclerc a parità di fatto in anzianità di gomme, perché Leclerc ha le dure con 2 giri in più, Norris le hard con 1 giro in più. Non è detto a posteriori che questa safety car postuma sia stata poi in realtà invece un dispetto ai due che si sono già fermati, anche perché si è fermato anche Alonso tra l'altro. Ripartenza del Gran Premio quando mancano 29 giri e inizia il giro numero 27, Verstappen al comando davanti a Norris, Leclerc, Perez e Sainz, con Alonso che è leggermente distante nei confronti di Sainz e dunque è riuscito Sainz a stare molto attaccato a Perez e ad impedire al pilota della Aston Martin di avvicinarsi. Però adesso traiettorie diverse in curva 1 con Perez e Sainz che vanno molto larghi, Fernando Alonso che invece sceglie di stare stretto per poi allargare in uscita e provare ad avere un'accelerazione migliore. Piloti che però sono comunque abbastanza distaccati l'uno dall'altro, non ci sono state battaglie in questo momento, fino a questo momento, a parte Alonso che si è di fatto avvicinato, incollato, francobollato agli scarichi di Sainz, perché la sua gara è quella di cercare di conquistare quante più posizioni possibili con queste gomme soft, certo del fatto che lui a differenza degli altri dovrà fermarsi mentre gli altri cercheranno di arrivare fino in fondo. Verstappen, attenzione, un'altra macchina ferma, c'è una foratura per la gomma posteriore destra per Yuki Tsunoda che adesso va a parcheggiare la macchina nella via di fuga, vedremo se ci sarà bisogno di un'altra virtual safety car o di un'altra safety car, un contatto evidentemente tra il pilota della Racing Bulls e un altro pilota a centro gruppo potrebbe andare a scompaginare questo ulteriormente la lettura tattica della gara se dovesse uscire fuori un'altra virtual safety car, un'altra safety car allo scoprire. Apriremo a breve, intanto la macchina mi sembrava abbastanza lontana dalla pista a differenza della vettura di Valtteri Bottas, è una Haas la vettura con cui ha avuto l'altro contatto, si tratta di quella di Kevin Magnussen che procede lentamente, ancora colpi di scena nella ripartenza, adesso dall'onboard di Stroll cercheremo di vedere quello che è successo evidentemente da regia. Ah no, c'è Stroll che ha tamponato, Stroll addirittura ha tamponato Yuki Tsunoda in maniera molto violenta e Yuki Tsunoda è stato colpito da Daniel Ricciardo, è stato colpito da Lance Stroll che poi si ferma ai box, un errore clamoroso da parte di Stroll. Fernando Alonso si era trovato in una situazione simile rispetto a quella del suo compagno di squadra, è stato molto bravo ad allungare ed arrivare diciamo distante nei confronti del pilota che lo precedeva, mentre intanto Arrivo ci mostra anche l'altro contatto tra Yuki Tsunoda e Kevin Magnussen, parapiglia assoluto con insomma le vetture che non hanno saputo gestire, ed è entrata in pista un'altra safety car, ancora gara sospesa, dunque cambia nuovamente tutto, Gran Premio della Cina dalle mille emozioni. Intanto nella chat della federazione ci arriva una comunicazione da parte dell'ufficio stampa della FIA che ci spiega perché è entrata la safety car dopo la per rimuovere la macchina di Valtteri Bottas, era bloccata con la marcia messa. Insomma è una cosa che non bisognerebbe fare, il parcheggio fosse diciamo così da parte di Bottas, anche il fatto di averla lasciata con la marcia, insomma secondo me probabilmente verrà anche multato il pilota finlandese. 21 giri al termine, gara molto movimentata con due safety car entrate in pista che hanno ridisegnato la classifica, al comando c'è Max Verstappen il leader del mondiale che ha 2 secondi e 1 di vantaggio su Lando Norris con la McLaren e 4 secondi e 6 di vantaggio su Leclerc con la prima delle due Ferrari, al quarto posto è sceso Sergio Perez che prima delle due safety
safety car occupava la seconda posizione. Le circostanze della gara, le due safety car uscite in un momento, come dire, non favorevole per lui, lo hanno fatto scivolare in quarta posizione, con la macchina però molto più veloce rispetto a quelle che lo precedono, segnatamente la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc. In quinta posizione c'è Fernando Alonso con l'Aston Martin, che ha gomme soft a differenza di tutti gli altri con le dure, dunque di sicuro dovrà ancora fermarsi un'altra volta ai box. Sesta la Ferrari, la seconda rossa, quella di Carlos Sainz. Perez è riuscito a superare Leclerc al tornantino dopo il lunghissimo rettilineo. Il pilota messicano della Red Bull ha avuto la meglio sul pilota della Ferrari ed è riuscito dunque a prendersi la terza posizione. Cambia il podio virtuale: Verstappen, Norris, Perez, questo con Leclerc che è scivolato al quarto posto. Verstappen 8 secondi e 4 su Norris, 12 giri al termine, poi Perez a 3 secondi e 7 da Norris, non lo sta andando a prendere perché gli ha recuperato appena 3 decimini in questo passaggio, ma Norris tiene duro con la sua McLaren arancione. Quindi Leclerc e Sainz in quarta e quinta posizione, perché Fernando Alonso si è fermato ai box nuovamente, doveva farlo, aveva gomme soft e ha montato gomme medie. Evidentemente la scelta della Aston Martin è stata quella di evitare la gomma dura, qui nel secondo stint il pilota della Aston Martin non si è trovato ma è scivolato in dodicesima posizione. Cercherà adesso un difficile attacco alla zona punti, 8 giri al termine, rapido recap. Verstappen comanda, 9 secondi e 6 su Norris, Norris a 4 secondi e 6 su Perez, dunque sta allungando anziché perdendo da Perez. Bravissimo il pilota inglese della McLaren, e anche grande passo in avanti della McLaren dalla seconda parte della stagione scorsa a questa. Prosegue ancora la rimonta di Fernando Alonso, che dopo un derapone clamoroso in uscita dall'ultima curva quasi realistico con due ruote sulla sabbia è riuscito a passare Lewis Hamilton in un duello tra pluricampioni del mondo ed ha passato anche Oscar Piastri. Arriva tra l'altro una grafica interessante della federazione che si dice: se Norris si fosse fermato due volte sarebbe arrivato terzo. Ora non so su quali basi possano fare questi calcoli, gli invidio veramente l'ottimismo nel poterli rendere attendibili, mettiamo così. Intanto c'è stato un team radio interessante da parte di Verstappen che ha detto: potrei aver preso dei detriti, controllate la pressione delle gomme. Poco fa c'era stato giù che per poco non va a tamponare Magnussen sul lunghissimo rettilineo nel tentativo di andarlo a superare, ha perso una bandella dell'anteriore con dei pezzi che sono rimasti in pista, probabilmente quelli sono stati i detriti di cui parlava Verstappen, che comunque è stato confortato dal suo box. Problemi non ce ne sono, la tua macchina è ancora in ordine. Inizia proprio in questo momento l'ultimo giro con Max Verstappen, che non ha l'onore del giro più veloce che è stato conquistato da Fernando Alonso, dunque per una volta non fa strike ma lascia un punticino ad Alonso, e non credo che potrà neanche andarselo a prendere visto e considerato che il tempo fatto segnare da Alonso con gomme nuove potrebbe essere, anzi sarà di sicuro, irraggiungibile anche per una macchina come la Red Bull, che comunque è a fine corsa con le gomme, 32 giri sulle gomme dure usate dal pilota olandese della Red Bull, che sta andandosi a prendere la vittoria numero 58 in carriera. Numeri importanti, numeri impressionanti, 3 volte campione del mondo il pilota olandese della Red Bull, colui che è un vero e proprio predestinato. Spesso e volentieri si utilizza questa espressione in maniera abusandone, diciamo così, ma lui è stato messo in macchina da ragazzino da papà Jos, ex pilota di Formula 1, che insomma voleva evidentemente fare di lui il campione. Non tanto che lui non è stato, perché Verstappen padre era comunque un pilota molto veloce, ma anche per aver dovuto correre con delle vetture spesso e volentieri non all'altezza, spesso e volentieri si era fatto la fama di pilota che andava spesso a sbattere, dunque non concreto. Ha voluto fare di lui un campione e lo è diventato, ma c'entra tanto, oltre alla genetica, anche il talento innato che lo porta all'ultima curva e a conquistare e a vincere il Gran Premio della Cina di Formula 1. Vince la quinta prova del mondiale di Formula 1 Max Verstappen, vittoria numero 58 in carriera. In seconda posizione arriverà fra 13 secondi circa Lando Norris con la McLaren, a terzo posto per Sergio Perez, Leclerc e Sainz in quarta e quinta posizione. Sconfitto di giornata, mi viene da dire, come dire, Sergio Perez, ma non tanto per colpa sua quanto per come si è evoluta la corsa. Dunque vince Verstappen davanti a Norris e Perez, quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc Sainz, prestazione abbastanza solida da parte delle vetture di Maranello, forse però si aspettava qualcosina di più. Seguire Russell Alonso settimo con l'Aston Martin, un altro degli sconfitti di giornata, poi a seguire Piastri, Hamilton e Nico Hülkenberg a chiudere la zona punti. C'è una scena che vale la pena di essere raccontata: le macchine vincenti vengono portate sul rettilineo per essere, diciamo, esposte al pubblico. In questo caso ci hanno portato anche la Sauber di Guan Yu Zhou, primo pilota cinese a correre in Cina, è arrivato 14esimo ed è stato osannato dal pubblico, mano sul cuore, un momento che è stato veramente emozionante.